sono Chiara di Balena Ludens e oggi voglio parlarvi della seconda edizione di Tikal, un gioco da 2 a 4 giocatori della durata indicativa dai 60 ai 90 minuti, edito in Italia dalla DV Giochi, che ringrazio per avermi fornito questa copia per questo video. Dai, tuffiamoci nel gioco! Lo scopo del gioco è avere il maggior numero di punti prestigio al termine della partita, che finirà quando verrà piazzata l'ultima tessera sul tabellone. I giocatori giocano a turno. Durante il proprio turno si pesca una tessera e si decide dove piazzarla seguendo due semplici regole. La tessera deve essere adiacente a una già piazzata o a una delle tre stampate con spazio accanto. Inoltre deve essere collegata ad almeno una di queste da un sentiero, indicato da queste caselline. Dopo aver piazzato, il giocatore usa i suoi esploratori per scavare nuovi piani dei templi, raccogliere tesori nelle rovine o effettuare altre azioni, indicate nella carta riepilogo. Ogni azione ha un costo in termini di punti azione e ogni giocatore può spenderne fino a 10 in un turno. Quando verrà pescata una tessera vulcano, si attiverà una fase di conteggio dei punti. Ogni giocatore ne otterrà in base ai templi che controlla e ai tesori che ha raccolto. Per controllare un tempio bisogna avere sull'esagono più esploratori del proprio colore rispetto agli avversari, mentre per i tesori sarà importante averne due o tre dello stesso tipo davanti a sé. Piazzata l'ultima tessera si attiverà un'ultima fase di conteggio punti e chi ne avrà di più sarà il vincitore. Piazzate il tabellone al centro. Quattro esagoni sono già scoperti. Rappresentano due templi, una radura e il campo base. Dividete le tessere in pile a seconda della lettera. Mescolate ogni pila e impilate in ordine alfabetico. C'è un vulcano nascosto in ogni pila B, D, F. Mettete i gettoni tesoro a faccia in giù, accanto al tabellone, insieme ai templi divisi per valore. Ogni giocatore prende una scheda riassuntiva su questo lato, un capo spedizione, 18 esploratori, due campi base e il cubo del proprio colore che va sullo zero del segnapunti. Si gioca in senso orario, a partire dal giocatore più anziano. Durante il turno un giocatore pesca l'esagono in cima alla pila e lo piazza seguendo le regole che abbiamo detto. Più tasselli ha il sentiero, più sarà difficile percorrerlo. Non è obbligatorio che siano presenti su entrambe le tessere, anche questo è un sentiero. Questo piazzamento invece è invalido, perché la tessera non può essere raggiunta da nessun'altra. Ci sono vari tipi di esagoni. I templi da controllare che possono essere scavati per diventare più alti. Le radure che non hanno effetto e su cui si può costruire un campo base. E le rovine su cui vanno subito piazzati il numero di tesori indicato, oltre ovviamente ai vulcani che attivano la fase punteggio e su cui non si potrà mai salire. Dopo aver piazzato l'esagono, il giocatore può usare i suoi 10 punti azione. Se non li spende tutti e decide di passare, i punti avanzati sono persi. Le azioni possono essere effettuate anche più volte in un turno, basta avere punti a sufficienza. Vediamole una per una. Mettere in gioco un esploratore o il capo spedizione, che è un esploratore a tutti gli effetti, ma che per il controllo vale come tre esploratori. Il mini meeple può essere messo sul campo comune o su un campo base del proprio colore, se è stato piazzato. Spostare un meeple da un campo all'altro del proprio colore o di partenza. Spostarsi lungo un sentiero, che costa tanti punti azione quanti sono i tasselli del sentiero. Scavare un tempio, prendendo il pezzo di valore immediatamente successivo e mettendolo sull'esagono. Durante un turno, un giocatore può liberare al massimo due livelli di uno stesso tempio, ma dovrà farlo con due esploratori diversi, che potranno comunque scavare altri livelli in altri esagoni. Il limite è legato all'esagono, non al meeple. Disotterrare tesori funziona allo stesso modo. Si possono prendere da una stessa rovina al massimo due tesori per turno, con due esploratori diversi.
Al costo di 3 punti azione si può anche scambiare un tesoro con quello di un avversario. Basta che entrambi siano l'unico esemplare di quel tipo che i giocatori hanno. Il bersaglio non può rifiutare lo scambio e per questo i tesori vanno tenuti a faccia in su davanti a sé. Non si possono scambiare tesori di cui si hanno 2 o 3 copie. Le ultime azioni sono: allestire un campo base in una radura o in una rovina svuotata di tutti i tesori. Il campo non può più essere spostato, per cui è un'azione che si può fare solo 2 volte in tutta la partita e non si può mettere un campo dove ce n'è già uno. Piccola nota, diversamente dalla prima edizione, ci vuole un proprio esploratore sull'esagono per piazzare un campo. L'ultima azione è anche la più particolare ed è piazzare un guardiano su un tempio. Si può fare solo in un esagono che si controlla. E ogni giocatore non può piazzare più di 2 guardiani in tutta la partita. Il giocatore prende un esploratore e lo mette sopra il tempio. Dopodiché ritira definitivamente dalla partita tutti gli altri suoi esploratori presenti nell'esagono. Sono eliminati dal gioco per sempre. Il guardiano garantisce al suo giocatore il controllo del tempio, a prescindere da quanti meeple avversari siano presenti sull'esagono. La contropartita è che nessun altro livello di quel tempio potrà più essere scavato e che l'esploratore non potrà più essere spostato per tutta la partita. Quando viene pescato un vulcano, si procede a un conteggio di punti prestigio. Il vulcano viene messo provvisoriamente da parte. Il giocatore che ha pescato svolge il suo turno di conteggio punti, che funziona così. Si utilizzano i propri 10 punti azione come al solito, dopodiché si ottengono i punti indicati in ogni esagono in cui c'è un tempio e che il giocatore controlla con un guardiano o con la maggioranza degli esploratori. Ricordate che il capo spedizione in questo caso vale come 3 esploratori. Poi i tesori danno 1, 3 o 6 punti prestigio a seconda se ne hanno 1, 2 o 3 dello stesso tipo. Completato questo turno, la mano passa agli altri giocatori che fanno la stessa cosa, spendono i loro 10 punti azione e contano i punti prestigio. È quindi possibile che lo stesso tempio dia punti a giocatori diversi nel corso di questo round punteggio. Terminato il giro, il giocatore che ha pescato il vulcano lo piazza ovunque desidera, basta che sia adiacente a una tessera già presente. Dopodiché ricomincia a giocare normalmente utilizzando i suoi 10 punti azione, per poi passare la mano al giocatore a sinistra che pesca una tessera come al solito. Quando non ci sono più esagoni da pescare, cominciando dal giocatore a sinistra dell'ultimo che ha appena giocato, piazzando l'ultimo esagono, i giocatori a turno utilizzano i 10 punti azione e contano i punti prestigio. Vince chi totalizza più punti prestigio alla fine della partita. In caso di parità, vince chi ha il guardiano del tempio con il valore più alto e in caso di nuova parità, chi possiede più gettoni tesoro. Esistono anche delle regole avanzate per limitare l'incidenza della fortuna, che usano questo lato della scheda riepilogo e gli amuleti. Valgono tutte le regole che abbiamo detto, a parte le seguenti eccezioni. Ogni giocatore inizia con 20 punti prestigio. L'ordine di gioco è determinato da un'asta. Si comincia pescando tanti esagoni quanto è il numero dei giocatori. Il primo giocatore, che a inizio partita è il più anziano, fa un'offerta di punti prestigio. In senso orario, gli altri devono fare un'offerta superiore a quella del giocatore precedente o passare. Un giocatore che passa non può più partecipare a quest'asta. Quando tutti tranne uno hanno passato, il giocatore rimasto spende i punti che ha offerto, sceglie l'esagono che gli interessa e gioca il suo turno, piazzandolo sul tabellone e usando i suoi 10 punti azione. A fine turno, gira la tessera amuleto a faccia in giù. A questo punto il giocatore a sinistra di chi ha vinto l'asta comincia facendo un'offerta. Chi ha l'amuleto girato e quindi ha già giocato non può partecipare a quest'asta. L'asta si svolge come la precedente. L'ultimo esagono viene dato gratuitamente al giocatore che non ha girato il suo amuleto. Dopo che ha giocato, tutti girano l'amuleto a faccia in su. Si pescano altri esagoni e si ricomincia, partendo dal giocatore a sinistra di chi ha giocato l'ultimo turno. Se durante un'asta nessuno fa offerte, il primo che ha passato sceglie un esagono ed effettua il turno gratuitamente. La fase di conteggio punti si attiva quando un giocatore sceglie un vulcano all'asta e funziona come al solito. Si mette da parte il vulcano, si usano i punti azione
e si calcola il punteggio. Poi si passa la mano al giocatore a sinistra e si fa lo stesso. Durante i turni punteggio, gli amuleti non vanno girati. Finita la fase punteggio, il giocatore piazza il vulcano. Gioca e gira il suo amuleto e ricomincia l'asta. L'ultima differenza riguarda il conteggio finale. Quando non ci sono più tessere da pescare, la fase punteggio viene svolta in ordine di punti prestigio. Si guarda il tracciato. Questo sarà l'ordine con cui i giocatori effettueranno l'ultimo round punteggio. In caso di parità tra più giocatori, gioca per primo chi è seduto più vicino in senso orario al giocatore che ha piazzato l'ultimo esagono. Quando tutti i giocatori hanno effettuato il proprio turno di conteggio, la partita termina. Le condizioni di vittoria sono le stesse del gioco base. Ticala è un gioco del 1999 e lo si capisce da alcune cose. È un gioco che pretende concentrazione assoluta, che non perdona gli errori, ma che con pochissime meccaniche sta a dare molte soddisfazioni. Come avete visto, i materiali sono notevolmente migliorati rispetto alla versione precedente e catturano l'occhio anche di chi è abituato a giochi più moderni. Va detto che questi giocatori potrebbero avere difficoltà a tener conto dei 10 punti azione. Inoltre potrebbero bloccarsi di fronte alle tante opzioni che il gioco presenta. Tuttavia, se come me amate giocare distinto, questo Tikal sarà un gioco davvero competitivo. È impossibile controllare tutto sul tabellone e i punti azione non saranno mai abbastanza per fare quello che volete. La tensione sarà alta dall'inizio alla fine della partita. La fortuna incide nella pesca dei tesori, ma per quanto riguarda le tessere, la si può limitare con l'asta. Tikal può essere giocato in modo diverso, da chi vuole un gioco più strategico e da chi vuole invece un gioco solo per divertirsi. È un gioco adatto a tutti, anche ai neofiti, perché ha poche regole estremamente semplici. Tuttavia, imparare bene a giocare è tutt'altro che facile. In conclusione, consiglio questo Tikal a chi vuole un gioco semplice ma profondo, con dei materiali davvero splendidi che vi permetteranno davvero di proporlo a chiunque, anche a chi non apprezza di solito i giochi anni 90. E poi questa edizione è uscita solo in Francia e in Italia, un motivo in più per esserne orgogliosi. E con questo vi saluto e vi dico ciao al prossimo video!